L'Archivio Generale del Movimento dei Focolari, istituito formalmente nel giugno 2014, comprende un complesso organico di documenti il cui carattere unitario è dato dalla personalità di Chiara Lubich, grazie alla quale si è originato e sviluppato. La raccolta archivistica inizia a partire dal ricco epistolario tra la fondatrice del movimento e quanti partecipano del carisma dell'unità. Si è arricchita nel tempo con diari e scritti della Lubich, con fotografie e dal 1955 con registrazioni audio e video dei suoi discorsi e documentari di vario tipo. Questo diario parlato non è nient'altro quindi che una piccola promessa mantenuta. È un documentario che commenta alcune pagine del diario ai tutti noto e che qui risentiremo. Io dissi tra me, bisogna che non perdo il contatto con questa creatura. L'archivio comprende anche i fondi dei cofondatori del Movimento dei Focolari, Igino Giordani e Pasquale Foresi, e dei primi collaboratori e collaboratrici di Chiara. L'insieme di tutti questi fondi, riguardanti il primo periodo della fondazione del Movimento, dal 1943 al 1962, sono diventati la pietra miliare di tutto il patrimonio archivistico dei Focolari. Si è così andato componendo un archivio di grande valore, che ha goduto di consistenti lavori per la sua corretta conservazione, inventariazione e catalogazione, tuttora in corso. Il complesso archivistico del Movimento dei Focolari comprende anche le biblioteche della fondatrice e dei cofondatori e numerosi oggetti e doni ricevuti da Chiara Lubich, relativi a premi e riconoscimenti provenienti da diversi paesi del mondo. Essi sono conservati e in parte esposti ai visitatori sia nella casa dove Chiara abitava, che presso la sede dell'Archivio Generale e degli Istituti di Studi e Ricerchi Centro Chiara Lubich e Centro Igino Giordani, a Rocca di Papa, nei pressi di Roma. Il patrimonio documentale del movimento si estende anche in relazione alla ampia ramificazione territoriale nei 5 continenti. Ed è una cosa che si potrà realizzare. Io penso che si può realizzare. Già nel 2008 era stato avviato un progetto di digitalizzazione, conservazione ed informatizzazione dell'archivio multimediale con un duplice obiettivo. Garantire negli anni la migliore conservazione degli originali, scritti, foto, registrazioni audio e video, e facilitarne la consultazione. Il 25 giugno 2019 la Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio in Italia ha dichiarato il compendio archivistico del Movimento dei Focolari un bene di interesse storico particolarmente importante. Bene culturale che mostra la figura carismatica di Chiara Lubich e la sua capacità di diffondere, attraverso mezzi tecnologici all'avanguardia, il suo messaggio spirituale e il suo pensiero, creando sempre nuovi rapporti con persone di ogni età ed estrazione sociale, come anche la levatura di personalità, quali Igino Giordani, Pasquale Foresi,
ed altri che con Chiara Lubich si sono impegnati non soltanto nella fondazione e nella crescita del movimento, ma nella costruzione di una fraternità politica e sociale basata sulla comunione. Tutto questo, insieme alla straordinaria espansione del movimento oltre i confini nazionali con la fondazione di 23 cittadelle in vari paesi, trova nella documentazione di natura archivistica, bibliografica e materiale che costituisce l'Archivio Generale una straordinaria testimonianza, fonte di nuova ispirazione e vita.